Adesso al vestiario. Bingo! Con le cianfrusaglie di Finlay ha lo stesso peso e fa anche lo stesso rumore. Mi manca qualcosa. Mi dia la busta. L'ha aperta. Io mi limito a eseguire gli ordini, amico. Che fine ha fatto Squibby? L'hanno beccato gli sbirri, anche se non gli è andata male. Una folla furiosa lo accusava di essere l'assassino di Whitechapel. Per poco non lo fanno fuori. E dove si trova adesso? Sarà dietro le sbarre. Se lo trovate, ditegli che chiuderà un occhio sulla questione del kayak se lui sputa fuori tutto quello che sa sullo Yankee. E adesso mi dia la busta. Ma non mi ha detto nulla di interessante. Ehi! Non scherzi troppo con me o se ne pentirà. Mi dia quella dannata busta. Ecco la sua dannata busta. Prego, eh? Sarà meglio che me ne vada prima che Bluto apra la busta. Guardate, è il signor detective. Parlate a voce bassa. Non voglio che mi riconoscano. Ricevuto, capitano. Ma cosa ci fate qui a quest'ora? Stavamo cercando il gatto di Pounce, la sua vicina, Danny la mole. Dice di essere allergica ai gatti. Appena ne vede uno, comincia a tossire come una matta. Allergica? Sì, bravo. La vecchia ieri ha spaventato il gatto e adesso non riesce a trovarlo nessuno. Non sarà il gatto di Pounce? Bertie! Piccolo! Attenzione, è molto debole. Andiamo al negozio di animali, forse potranno aiutarci. Andiamo, prima che il suo stato peggiori ancora di più. Se entriamo tutti, spaventeremo gli animali. Pounce, vieni tu con me. Cosa posso fare per lei? Sono tornato per ridarle la sua maschera. Grazie. Ha bisogno di qualcos'altro? Le presento Pounce e il suo gattino, Bertie. Il piccolo felino è malato. È stata Danny la mole. Gli ha tirato una pietra e l'ha spaventato. Danny? Danny la balena? Proprio lei, signore. Conosce quella signora? Dama? Si vede che non la conosce, amico. È una donna della notte, mi capisce? Ma prima lavorava nel circo come lottatrice. Può fare qualcosa per il piccolo Bertie? Non so, dovrei prima visitarlo. Mi passa il libro sui gatti che c'è in quella libreria? Certo. Eccolo. Cosa posso fare per lei? Ecco il libro. Grazie, amico. Vedrò cosa posso fare per il piccolo. A presto. Arrivederci. Devo inventarmi qualcosa per scoprire se Squibby è lì dentro. In quel caso dovrò far uscire la polizia prima di poter parlare con lui. Ehi, bello. E va di spassartela un po'. Un'altra volta. Ma mi dica, sa se hanno rinchiuso Squibby in questo commissariato?
C'è molta polizia lì dentro? Cosa credi, bambolotto? Che le informazioni siano gratis? Le bastano queste? Ti dirò tutto quello che so su Squibby. Cioè, nulla. Credi davvero che gli sbirri tengono informate le dame della mia condizione? Loro si sfogano solo con le bimbe di Madame. Anche se... se hai qualcos'altro per questa bella donnona, forse potrai ricordare qualcosa. Torno fra poco. Divertiti. Le bimbe di Madame? Forse si riferisce alla casa di appuntamenti di cui mi parlò Watson. Bene, devo andare alla casa di appuntamenti. Buonasera, Lucy. Si ricorda di me? Signor Holmes, prego, entri. Queste vesti, cosa ci fa lei qui? Vengo a chiederle se lei o qualcuna delle sue compagne ha degli amici nella polizia. Sì, alcune ragazze vanno spesso con poliziotti. Chieda a Bella, le saprà dire senz'altro qualcosa. Grazie, Lucy. Lei è amico del dottor Watson? Esatto. Un vero cavaliere, quel dottore. Non sa quanto gli sono grata per il favore che mi ha fatto. Comunque, veniva a chiedermi informazioni sulla polizia, non è così? Beh, adesso non sono dell'umore giusto per fare favori in giro. Che succede? Un cliente ha avuto la felice idea di pagarmi con della merce. Succede spesso. Mi ha detto che questi profumi erano all'ultima moda a Parigi e per poco non sono svenuta quando ho sentito il primo. Temo che una di queste bottiglie non contenga proprio del profumo, ma dovrei controllarle una ad una per saperlo. Non si preoccupi, signora. Se mi presta le bottiglie, farò io questa verifica al posto suo. In cambio potrebbe fornirmi qualche informazione su quel tale Squibby. Affare fatto. Prenda le bottiglie, le ho proprio qui. Avrò bisogno di alcuni dati per determinare quali bottiglie contengono profumo. Se non erro, hanno riaperto la libreria di Glenwood Street. Salve, signore. Salve. Lei è il nuovo libraio? Sì, mi chiamo Barnes e lei è il mio primo cliente. Cercava qualcosa in concreto? Sì, volevo un libro sui profumi che mi aiuti a capire l'utilizzo delle piante e la loro elaborazione. Forse l'enciclopedia Spartaca sulla vegetazione la potrà aiutare. È un volume completo. Perfetto, allora lo prendo. È che... ecco, non so dove sia. Il libraio che c'era prima di me catalogava le opere secondo la data d'acquisto, ci pensa? Oggigiorno la biblioteconomia propende senza dubbio per la classificazione tematica. Mi scusi, vado un po' di fretta. Non hai idea di dove possa essere quel libro? Vediamo. Beh, dovrei cercare la data in cui è stato acquistato. Signor... Holmes. Sherlock Holmes. Non ci metterò molto a consultare l'archivio degli acquisti, ma trovare le date mancanti non sarà facile. A che date si riferisce? Il mio caro professore ha etichettato le librerie con cartelli di cartone. Molti di essi erano malconci ed ho dovuto rifarli, ma non so dove né come collocarli. Non hai idea di come fossero ordinate le date? Il vecchio proprietario mi ha lasciato una nota con il suo sistema di catalogazione, ma ci sono delle cose che io non capisco. Ecco a lei, magari le potrà essere utile. Vedrò cosa posso fare.
Credo che i cartelli adesso siano al loro posto. Ha trovato la data di acquisto del libro? Sì, fu comprato nel 1882. Ora lo cerco io, grazie. D'accordo. Ecco quello che cercavo. È ora di tornare a Baker Street. Torniamo a Baker Street. Avrò bisogno della mia scrivania. Devo esaminare questi profumi. Ognuna di queste forme rappresenta un aroma. Questo profumo è abominevole. Bene, adesso il prossimo passo. Elementare. Bene, devo andare alla casa di appuntamenti. Bene, devo andare alla casa. Ebbene? Ho separato i profumi autentici da quelli falsi. Anche se temo che nessuno di essi abbia una fragranza decente. Oh, che importa? Servirà per rinfrescare le mie ragazze. Senta, quello con il nome Valeriana ha un buon odore? Beh, teoricamente non è un profumo. A meno che non le piacciono i gatti. Non mi piace il suo odore, lo tenga pure. A proposito, ho saputo che Squibby è rinchiuso nel commissariato locale e a quanto pare non vuole uscire da lì. Lei conosce una donna chiamata Danny? Danny la Mole? La Moby Dick? Quella che detesta i gatti? Proprio lei. Le interessa quella sudicia vacca? Beh, i gusti sono gusti. Ma stia attento con lei, è pericolosa. Se vuole che le dia retta, le regali un buon profumo. Grazie per l'informazione. Alla prossima. Andiamo al commissariato. Devo scoprire quanti poliziotti ci sono nel commissariato. Sei ancora lì, tesoro? Torno fra poco. Diverti. Sarebbe così gentile da dirmi quanti poliziotti ci sono nel commissariato? In cambio, io le offro questo profumo appena arrivato da Parigi. Prima il commissariato era pieno di poliziotti, ma adesso ce n'è solo uno. La mia amica Danny si è appena ricoperta di valeriana, una sostanza irresistibile per i gatti. Ho avuto un'idea. Mi servono dei gatti. Più ne trovo, meglio è. Cercherò nel negozio di animali. Devo andare al negozio di animali.
Cosa posso fare per lei? Come stai, gattina? Credo che ce la farà. Anche se ha bisogno di mangiare. E non mi resta nulla da dargli. Dove posso trovare del cibo? A quest'ora è complicato. Anche se forse troverà quel pazzo di Hardiman per strada. Quel vecchio vende qualsiasi tipo di carne. Grazie, amico. Andrò a cercarlo. Bounce, dobbiamo cercare del cibo per Bertie. Probabilmente ho un incarico per i tuoi amici. Stavamo cercando il gatto di Pounce. Salsicce! Salsicce saporite! Salsicce per tutti! Buonasera, signore. Salve, amico. Vuole una salsiccia? Lei vive da queste parti? Non l'ho mai visto. Io? No, sono venuto a trovare un amico. Dicevo io, le assicuro che non dimentico mai una faccia. Crede che a un gatto possa piacere questa carne? Ma certo, ne vanno matti. Allora mi dia tutte quelle che ha. Vuole davvero tutte le salsicce? Sì, quant'è? 2 libbre, signore. Ecco a lei. Ascoltate, ragazzi, dovete radunare tutti i gatti di Whitechapel. Potete usare queste salsicce come esca. Forza, veloci! Quando i gatti sentiranno l'odore della mia cara Danny, vedremo quello che succederà. Altri liberati i gatti. Sta succedendo! Avanti, si calmi e fate sparire questi gatti!